Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni per quanto riguarda il 2022. Vediamo insieme quale dovrebbe essere la proposta di Mario Draghi entro la fine dell'anno. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. L'Italia sta lavorando a una riforma per rendere più facile per i lavoratori il pensionamento anticipato. Il governo di Mario Draghi vorrebbe inserire maggiore flessibilità nel sistema, evitando una riforma impopolare come quella del 2011, che ha portato un innalzamento dell'età pensionabile, ma è stata poi sospesa nel 2018. Nello specifico, secondo le ultime notizie, Draghi punterebbe alla conclusione di un accordo con i sindacati sulla riforma entro la fine di marzo, con un incontro chiave tra i ministri e i sindacati già la prossima settimana. Draghi dovrà ottenere poi il sostegno della coalizione. In una recente intervista, Andrea Orlando ha detto a Reuters che la riforma non sarebbe valida per tutti, spiegando che si terrà conto delle diverse aspettative di vita, della situazione dei lavoratori domestici e delle donne, del fatto che la vita lavorativa spesso non è continua. La proposta di Draghi per consentire il prepensionamento con nuove modalità è stata appoggiata anche dal leader della CGIL, Roberto Ghiselli, che però ha affermato che il governo dovrebbe stanziare risorse sufficienti per garantire ai pensionati un reddito adeguato. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti di questo video. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.